Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Lode, gloria a te. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai giudei: se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni, ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti, non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potete credere alle mie parole? Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questo severo discorso rivolto da Gesù a quei capi che si ostinavano ad avversarlo, a respingerlo, ad accusarlo addirittura di bestemmia, perché dice che è uguale al Padre e che è perfetto come il Padre. Questo discorso in che misura ci riguarda come comunità, come Chiesa universale e come persona che è entrata nel regno di Dio con il battesimo? In che misura ci rientra? Nella fede, la fede nello stesso Dio. Gli ebrei credevano nel nostro Dio. La riconoscenza e l'entrare veramente nel progetto di Dio, gli ebrei, i capi, non ci sono entrati,
non hanno accolto. Avete ascoltato delle parole di Gesù? Voi non credete a me, dunque non l'hanno accolto. Noi l'accogliamo Gesù, l'ascoltiamo Gesù, noi lo ringraziamo Gesù e lo amiamo, tutti e quattro questi verbi. Allora questo discorso ci scuote, perché se noi, nonostante le parole del Vangelo, la fede del battesimo, non ci svegliamo dal torpore spirituale, dalla mediocrità di condotta cristiana, ci stiamo con un piede dentro, un piede fuori, ci sentiamo tranquilli perché abbiamo ascoltato una messa, ci siamo confessati a Pasqua, non va bene, allora non ci siamo. E questa forza della parola di Gesù opera la redenzione, la conversione. Quanti siamo ad entrare nella fede cattolica e a vivere secondo la parola di Gesù? Siamo miliardi, ma ci sono altri miliardi che non ci stanno in questa parola. Addirittura non l'hanno neppure mai sentita. E questo è il dolore del cuore di Gesù, è il dolore della Chiesa e deve essere anche un po' il dolore nostro. Io non scenderei mai dall'altare se prima non avessi chiesto a Gesù, che viene sull'altare a rinnovare il suo sacrificio, di aprire il cuore, aprire le braccia e stringere a sé ogni creatura a cui egli ha dato vita. Signore, è come me davanti a te, non lo lasciare per la strada, non lo lasciare fuori del paradiso. Allora ecco cosa avviene, che la parola deve diventare preghiera, e preghiera lo è. Ricordate la preghiera di Abramo. Abramo supplica il Signore perché Dio gli ha detto: io distruggerò queste città, le brucerò nel fuoco, perché sono arrivate a commettere vizi e cattiverie e peccati peggio delle bestie. Io li distruggerò. No, Signore, se ci stanno 50 giusti, li risparmierai. Sì, se ce ne stanno 40, 30, 20, 10, 5, 1, sì, per la tua preghiera io li risparmierò. Ma non ce ne stava nemmeno uno. E allora venne il fuoco e bruciò. La preghiera di Mosè l'abbiamo ascoltata questa mattina. Dio gli ha detto: questi infedeli, questi idolatri, tu sei venuto qui e stai con me sul monte, e loro si sono costruiti un idolo raccogliendo l'oro che hanno e l'hanno adorato. Se è lì, non sa cosa fare, perché Dio dice: io lo distruggerò. Mosè ascolta dire di Dio e poi lo supplica: no Signore, non lo fare, perché gli egiziani direbbero che tu, il potente Dio, ci hai liberati dalla schiavitù d'Egitto per venirci a far morire, a sacrificarci qui puniti in mezzo a queste montagne. Tu, per amore di Abramo, per amore di Isacco, per amore di Giacobbe, tuoi servi, perdona questo popolo. In realtà Dio perdona anche per amore di Mosè, per la preghiera di Mosè, senza commenti. Quel brano finisce, Dio si pentì, cambiò idea, non lo punì più quel popolo. La potenza della preghiera. C'è un altro momento, un altro monte, dove una preghiera potente, efficace, sale dalla terra al cielo, è il Monte Calvario, dove il Figlio di Dio,
incarnato, muore per la salvezza dell'umanità, deve redimere questi peccatori che stanno contro Dio a causa del peccato originale, dice: perdona Padre, non sanno quello che fanno. E Dio, per amore del figlio suo, di quella preghiera, Dio perdona. E noi siamo tutti perdonati, noi siamo rinati con la grazia di Cristo e noi camminiamo nella fiducia della misericordia totale. Fino all'ultimo momento possiamo dire: Padre, per amore del tuo figlio, perdonami. La preghiera è l'elemento essenziale della Quaresima. Così ci possiamo preparare, come abbiamo chiesto nella colletta, la prima preghiera che ho fatto, abbiamo chiesto che insieme alle opere di carità noi possiamo essere esauditi nelle nostre preghiere per amore di Cristo. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Da dare il suo Figlio. Il Padre che è nel cielo ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. Già dalla profezia sappiamo del Messia, è appunto il suo Figlio. Con la parola annuncia e con la vita compie tutto ciò che era scritto. Immerso nell'orgoglio è cieco il Sinedrio e non lo vuol capire. La comoda menzogna frammista all'ignoranza decreterà la morte. Il pubblico è confuso e grida con i capi: che muoia crocifisso. Non è convinto il giudice, ma in fondo non gli importa, lo lascia in mano al popolo. Ma di la verità, Gesù, chi ti condanna, Pilato o il padre tuo? Pilato mi condanna, ma sa che non ho colpa. Il padre mio mi offre come agnello che col suo sangue lava il mondo dai peccati. Ciò spiega il mio silenzio, le poche mie parole e tutto il mio patire. Egli vi ama tanto che immola me, suo figlio, per riavere voi.